Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli intervenuti. Fa piacere rivedere anche vecchi amici, vecchi colleghi che da tempo non venivano qui al campus di ingegneria, quindi anche l'occasione per un particolare, un caloroso saluto. Oggi, come sapete, è il terzo anniversario del terremoto, in particolare il terzo anniversario della scomparsa dell'ingegnere Bignardi, quindi la cerimonia di oggi non è casuale. Io colgo l'occasione ovviamente per rammentare ai pochi, pochissimi, forse qualche giovane che non è stato presente alle altre cerimonie degli anni passati, che la commemorazione dell'ingegnere Bignardi è un atto che la facoltà, l'Ateneo ha sposato in pieno proprio per celebrare un collega, un ingegnere che si è sacrificato sul luogo di lavoro, lo ricordo nei giorni del sisma di 3 anni fa. Quindi è una figura che vogliamo assolutamente ricordare e onorare. Per questo io ringrazio anche l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, ma anche la Federazione degli Ordini di tutta la Regione Emilia-Romagna, che hanno voluto ricordarlo nella maniera più alta, più nobile, quella di dedicare e finanziare un premio destinato ai giovani ingegneri neolaureati che sono occupati nell'ambito della preparazione della tesi di laurea di argomenti connessi agli aspetti strutturali, agli aspetti della sicurezza. Tra l'altro, proprio stamattina si apre a Modena un convegno importante sulla sicurezza, sulla 626, sono appunto reduce dalla Fondazione Marco Biagi, dove più di 150 addetti alla sicurezza erano presenti in occasione di questo convegno organizzato dai nostri colleghi della Fondazione Marco Biagi, proprio per fare il punto della situazione 20 anni dopo l'attivazione della legge 626 sulla sicurezza. Dicevo, credo che non ci potesse essere un modo migliore quello di premiare giovani ingegneri che stanno occupando di queste tematiche. Questo conferma anche l'impegno dell'Ateneo, che ovviamente porto qui in particolare in Facoltà di Ingegneria, nel cercare le migliori opportunità e le migliori risorse per portare avanti gli studi che possono essere utili a tutto il nostro contesto territoriale, quindi in particolare anche quello del settore dell'ingegneria civile, dell'ingegneria strutturale. E mi piace ricordare che proprio in questi giorni l'Ateneo sta distribuendo un po' di risorse aggiuntive venute dal Ministero. E certamente l'obiettivo di rinforzare le facoltà di ingegneria è sicuramente stato un obiettivo principale da cogliere, proprio perché siamo consapevoli di quello che è l'importanza degli studi in un territorio come il nostro. E quindi mi auguro che anche questo potenziamento possa ovviamente ulteriormente portare benefici a tutta il nostro territorio, il nostro comparto produttivo, costruttivo. Quindi l'attenzione agli studi di ingegneria, l'attenzione agli studi del territorio, al problema del dissesto idrogeologico, tutto quello che è connesso rimane comunque un elemento di primaria attenzione per il quale l'Ateneo sicuramente si impegnerà ancora nei prossimi anni, proprio per cercare di avere qui un nucleo che possa giocare un ruolo importante nell'ambito anche della cultura, della diffusione della cultura ingegneristica in campo regionale. Quindi questo volevo confermarlo in questa occasione e ovviamente nell'occasione anche ringrazio i colleghi che si stanno occupando, anche se sappiamo bene che lo fanno con risorse ridotte, ma stanno occupando ancora, ma con maggiore lena, di queste tematiche. E li ringrazio anche per il contributo che hanno voluto dare in occasione del terremoto e di tutto ciò che è accaduto dopo il terremoto, anche dando un contributo disinteressato all'Ateneo nel cercare di ripristinare e di mettere a punto tutte le procedure, le pratiche che possono consentire, grazie anche ai finanziamenti regionali, di rimettere a posto gli edifici lesionati. Così come li ringrazio per le attività che hanno svolto allora e che continuano a svolgere con grande adesione alle nostre istituzioni. Quindi complimenti ai docenti, complimenti ai premiati, un ringraziamento agli ordini professionali e un augurio di buon lavoro in questa mattinata che sicuramente consentirà anche a tutti noi presenti di conoscere quali sono, diciamo, le direttrici di marcia più interessanti in termini di ricerca sul tema dell'ingegneria delle costruzioni. Grazie, a presto.
Ok, adesso procediamo con i saluti del direttore del Dipartimento, il professor Alessandro Capra. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. È con piacere che siamo qui, che ospitiamo questa bellissima giornata, e non è la prima, e prosegue una serie di eventi. Come ha già anticipato il rettore prima, è una giornata che prima di tutto è intitolata a un collega, un ingegnere che purtroppo ha perso la vita in quei momenti drammatici per tutto questo territorio. Ed è giusto ed è bello che lo ricordiamo qui attraverso il modo migliore, come ha detto il rettore, cioè un premio, un riconoscimento che indica la continuità, che indica la memoria, indica la continuità. E con questo premio appunto diamo un riconoscimento alle migliori tesi dei nostri studenti nell'ingegneria civile. Vorrei ricordare come molto importante questo momento che conduciamo insieme agli ordini degli ingegneri. Il premio è finanziato dagli ordini degli ingegneri in collaborazione attraverso la decisione, quindi il comitato scientifico, con il Dipartimento di Ingegneria. Questo è un momento molto importante e vorrei enfatizzare oggi questo fatto, cioè il tentativo, il desiderio di collaborare fortemente con l'Ordine degli Ingegneri, che potrebbe sembrare naturale per un Dipartimento di Ingegneria, ma purtroppo non sempre è così per diverse problematiche, anche per diverse visioni che ci possono essere. Noi su questo territorio abbiamo operato insieme all'Ordine degli Ingegneri, soprattutto in questi anni, in modo molto collaborativo. Questo premio ne è una testimonianza, ma non solo, ci sono tante altre fattive collaborazioni che vorremmo intensificare nel tempo. E il fatto proprio di dedicare questo premio a un collega, a un ingegnere che così bene aveva lavorato, che la cui memoria, il cui impegno sia professionale all'interno degli ordini, sia diciamo così in collaborazione con il territorio, è sintomatico di questo desiderio di volere rafforzare questo rapporto. I nostri ragazzi escono, i nostri ragazzi e le nostre ragazze si laureano qui, vanno sul territorio, lavorano in collaborazione all'interno di case madri, così lasciatemi usare questo termine, come può essere considerato l'Ordine degli Ingegneri, che non vorremmo vedere solo esclusivamente come uno strumento burocratico, ministerialmente necessario, di protezione legale, ma proprio come un luogo nel quale continuare a sviluppare delle professionalità diversamente indirizzate rispetto a quella che era la preparazione del nostro corso di studi. Un momento molto importante, quindi io sono qui per darvi un saluto da parte di tutto il Dipartimento, per ricordare questo momento importante in questa scadenza purtroppo drammaticamente altrettanto importante. Ringrazio tutti voi e un plauso soprattutto ai ragazzi, ai nostri studenti che hanno meritato questo premio che si simboleggia, che va a simbolo di questa giornata. Grazie a tutti per essere qua. Chiederei adesso alla dottoressa Luciana Serri, grazie, di portare il saluto del governatore Bonaccini. Ricordo la dottoressa Serri è il presidente della Commissione Consiliare Politiche Economiche della Regione. Buongiorno a tutti, un saluto personale, il saluto della Regione, porto il saluto del Presidente che era impegnato in altre iniziative istituzionali. Ma anch'io voglio sottolineare l'importanza e il significato di questa iniziativa, che ricorda il passato, ricorda un momento triste del nostro territorio, un evento drammatico del nostro territorio che purtroppo ha sacrificato anche persone, vite umane come quella dell'ingegnere, ma è un momento che credo vada sottolineato, pensa anche al futuro, e proprio con questo premio, ed è per questo che io voglio ringraziare sia l'Ordine degli Ingegneri, sia la facoltà, l'Università, la Facoltà di Ingegneria, si pensa al futuro perché si pensa al sapere, si pensa ai giovani, si pensa ai nostri futuri ingegneri in un'ottica comunque di qualificazione del loro sapere e della loro professionalità.
E quindi credo che questo sia un momento e un evento significativo. Ricordiamo il passato perché il passato va ricordato, ma pensiamo al futuro, pensando anche che quella brutta fase, questa catastrofe comunque ha insegnato e ci aiuterà comunque a costruire un territorio migliore e più sicuro. Quindi con questo io voglio veramente ringraziare tutto, un saluto caro ai ragazzi, ai giovani e un augurio a loro di un futuro meraviglioso dove il sapere e la formazione sono veramente un elemento importante per loro e per il contesto sociale e le comunità in cui loro vivranno. Grazie. Allora adesso sarebbe stata la volta del sindaco Giancarlo Muzzarelli, che si scusa, anche lui non è potuto venire. Abbiamo con noi l'assessore all'urbanistica, ecco qui, vedo, Anna Maria Vandelli. Prego. Porto i saluti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale. Ovviamente saluti particolari, affettuosi di Giancarlo Muzzarelli, che come veniva già detto oggi è una giornata molto convulsa per la città di Modena, quindi è molto impegnato sia come sindaco, ma è ovviamente una giornata anche molto importante come presidente della provincia, perché oggi ricorre il terzo anniversario del secondo giorno di terremoto, quello che ha sconvolto ancora di più rispetto al 20 di maggio. Quindi ringrazio tutti gli organizzatori, quindi l'Università di Modena, il Dipartimento di Ingegneria e in particolare anche l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, mi scusano gli ingegneri, che ovviamente, ma è un'abitudine, di solito ho a che fare molto con l'Ordine degli Architetti, più che con quelli. Sì. Ma soprattutto vuol dire che gli ingegneri mi sono più ai garetti, come si dice qua da noi, che gli ingegneri, quindi c'è questa lapsus. Io ovviamente non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Giovanni Bignardi, però provo, rispetto al ricordo e ai racconti che mi sono stati fatti, una forte vicinanza. E la vicinanza è in quell'impeto che, con cui ha vissuto la professione, l'ha portato il 29 di maggio ad essere sul lavoro e a verificare che cosa lui potesse fare perché quella comunità che intorno a quell'impresa viveva potesse riprendere a lavorare. Ricorderemo sempre quei giorni, sapremo sempre raccontare dove eravamo e che cosa stavamo facendo. Nei primi giorni, messi in salvo i cari e trovata una sistemazione personale, dopo la paura per la propria vita e la paura per la vita dei nostri cari, abbiamo avuto un'altra paura, quella di non farcela, di non ritrovare quello che avevamo costruito e di aver perso per sempre quello su cui avevamo lavorato intensamente per tanti decenni. Cioè costruire a Modena un luogo dell'eccellenza della produzione, dove il lavoro è al centro della nostra vita. Viviamo il lavoro come viviamo gli affetti, la casa e il cibo, con passione e slancio. E mi ricordano che l'ingegner Bignardi era così, appassionato del proprio lavoro. Il 2012 è stato un anno che abbiamo messo insieme ad altri anni altrettanto duri, ma diversi ovviamente, una durezza diversa, che sono gli anni della crisi che ancora ci portiamo dentro. Un altro scossone fortissimo rispetto a un momento di grande fragilità, e in questa fragilità in particolare si muovono con grande fatica i giovani, perché la fragilità e la crisi ha portato i giovani a non immaginare più se stessi nel futuro. Ma invece immaginare il futuro e la spinta verso il futuro sono sempre stati il carburante, la potenza su cui Modena ha costruito il proprio futuro. Perché ritrovarsi nel futuro vuol dire immaginare anche i cambiamenti e avere quello slancio per introdurre innovazione. Personalmente mi faccio carico anche di un altro elemento che secondo me mi è stato raccontato, era caratteristico dell'ingegner Bignardi, che oltre il cambiamento e la sua
la sua forte pervicacia nel perseguire e portare cambiamento, c'era una forte crociata contro la burocrazia. La semplificazione è un tema spinosissimo su cui tutti quanti noi ci muoviamo come università, come professionisti, come amministratori. Non è una parola, è una parola facile, ma è una parola altrettanto invece difficile da coniugare in atti concreti. Come amministrazione, come assessore all'urbanistica, nei prossimi mesi lavoreremo alla costruzione del nuovo piano strutturale comunale e del nuovo regolamento urbanistico edilizio. Dovremo quindi tradurre, dare gambe alla semplificazione. Qui sarà un tavolo su cui tutti dovremo dare un forte contributo. L'impegno quindi è quello di costruire il nuovo piano strutturale e il nuovo regolamento insieme. Un regolamento che dovrà quindi coniugare e dare forza ad alcuni elementi ovviamente che questo secolo ci consegnano, che è la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e quindi i temi della sicurezza, il tema dell'energia, il tema dell'accessibilità, il tema della socialità, del vivere, del produrre. Quindi dovremmo lavorare su temi molto cruciali per il futuro di tutti noi. L'impegno del nostro comune è quello di costruire un tavolo permanente con tutti gli ordini professionali, le associazioni e anche, e chiediamo, e chiederemo un lavoro e un impegno condiviso anche con l'Università di Modena e in particolare ovviamente oltre che alla facoltà di economia, alle diverse facoltà, anche alla facoltà di ingegneria, perché su questo credo che dovremo lavorare moltissimo insieme. Quindi sull'insieme, sul lavorare insieme, su cui Bignardi mi dicono si sia molto profuso anche all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, credo che questa parola sia la parola da cui possiamo uscire più forti insieme dopo il terremoto. Grazie. Adesso chiamerei il rappresentante delle amministrazioni comunali del cratere, il sindaco Silvestri, che nella crisi sismica, ricordo, insomma, i primi giorni ci siamo incontrati direttamente su a San Felice, insomma, ancora ho in mente le immagini, comunque l'università c'era, nei primissimi momenti. L'università poi, c'era fin da subito. L'università c'era, da subito. Fin da subito, ringrazio anch'io dell'invito, buongiorno a tutti, saluto tutte le istituzioni presenti e un brevissimo ricordo di quei momenti, perché posso dire che quella mattina del 29 maggio di 3 anni fa noi c'eravamo. Guardo il mio collega Simone Silvestri, con il quale appena preso la notizia del crollo al polo industriale ci siamo precipitati e abbiamo lì appreso della morte di Gianni Bignardi, persona che ho conosciuto personalmente, che ho avuto la fortuna di conoscere, con il quale ho avuto anche l'occasione di collaborare in qualche momento e ricordo la sua integrità morale, la sua propensione, come diceva prima l'assessore, la sua battaglia crociata contro la burocrazia e diciamo la sua anche apertura mentale all'innovazione. Era sempre molto aperto e era sempre molto ricettivo e propositivo e ci stimolava ad affrontare sempre anche percorsi un po' diversi, un po' nuovi. Quindi una bellissima figura che purtroppo il terremoto ci ha portato via, uno dei tanti, e devo dire che insomma sicuramente avrebbe svolto un ruolo importante anche in questa fase di ricostruzione, perché il suo contributo è sempre stato un contributo decisivo in tanti momenti della vita delle comunità, del nostro territorio. Quindi io non vado oltre e faccio gli auguri ai ragazzi che questa mattina vengono premiati, credo che sia un bel segnale nel nome di Gianni Bignardi, credo sia un buon viatico per loro ricevere questo premio e credo che, insomma, spero che la figura di Gianni venga ricordata sempre, perché la sua è stata veramente un'opera importante per tutti noi. Grazie a tutti. A
Ok, rappresentante del Comune di Mirandola, Venturi Andrea, prego. Grazie. Grazie per l'invito. Saluto a nome del sindaco Maino Benatti, che non è potuto essere presente qui, perché oggi è una giornata, come accennava già qualcheduno, importante e piena di iniziative. Stiamo commemorando, ammirandola in contemporanea, tutte le vittime del terremoto, una cerimonia davanti alle scuole medie che molti di voi ricorderanno furono per la città di Mirandola il punto di coagulo e di rinascita in quei giorni, in quei mesi tremendi. Però pur essendo un mirandolese coinvolto in questi giorni e in quei giorni, ahimè, direttamente da cittadino e da amministratore in queste vicende, sono voluto essere qui perché qui si ricorda una persona che ha dato non solo la vita per quei territori, ma che di fatto con il suo sacrificio ha dato una testimonianza forte, cioè la persona che svolge un'attività di studio, di ricerca è sul territorio, è in prima persona, rischia in prima persona, e l'ingegnere Bignardi in quei giorni rischiava in prima persona, dando un esempio, e questo è quello che ci lascia come testimonianza, perché sono le testimonianze forti che fecondano il terreno per il futuro, e questi premi dati oggi a giovani laureati, giovani ingegneri, sono un progetto per il futuro. Io l'ho detto l'anno scorso e lo ripeto quest'anno, secondo me, perché io ci credo, dov'è l'ingegner Bignardi sorride di fronte a delle iniziative come queste, che vogliono dire che il futuro è in buone mani, in mani di ingegneri capaci, di studenti capaci, di studenti che sanno, come faceva l'ingegner Bignardi, che la sicurezza non è una scommessa, è un'assicurazione sul nostro futuro. Grazie. Allora adesso la volta del comandante dei Vigili del Fuoco di Modena, l'ingegner Natalia Rezzuccia. Buongiorno a tutti, io ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena e il Rettore dell'Università, il Professore Andrisano, che hanno voluto qui la presenza dei Vigili del Fuoco quest'oggi, e appunto io porto il saluto di tutti i Vigili del Fuoco in questa giornata in cui un collega, Ingegner Bignardi, viene ricordato perché ha perso la vita nell'esercizio della sua professione. Ecco, viene ricordato in un modo, ha già detto chi mi ha preceduto, in un modo che ritengo sia un investimento sul futuro, quello di investire sulla cultura, sulla facoltà, sullo studio, su chi si avvia a fare l'ingegnere. E questo ve lo dico da collega, nel senso che Vigili del Fuoco, questa situazione durante il sisma, hanno lavorato a stretto contatto e gomito con l'Ordine degli Ingegneri, coi colleghi e anche con l'Università. Questa attività è andata avanti molto a lungo e ha visto operare persone non solo di Modena, nostri colleghi che sono venuti anche da lontano, nel senso che fino al fine di luglio 2014 abbiamo svolto attività di messa in sicurezza di monumenti, se vogliamo, comunque beni che avevano un particolare valore e che quindi andavano salvaguardati, ma anzitutto messi in sicurezza. Chi ha svolto queste attività ben può capire quali sono i rischi che si corrono nello svolgerli, soprattutto quando questi beni, questi edifici sono compromessi in qualche modo da un evento che li ha resi non più rispondenti alle loro complete prestazioni statiche.
E questo è quello che è accaduto purtroppo al collega che il giorno 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, svolgendo proprio questa attività, è rimasto vittima durante la scossa. Ecco, questa attività anche per noi si è conclusa, come vi dicevo, a luglio 2014, con utilizzando e lavorando ancora gomito a gomito anche fino a quella data, con professionisti, con persone che ci hanno dato una mano a mettere in sicurezza, non a recuperare completamente, ma quantomeno a mettere in sicurezza monumenti come il Duomo di Mirandola, il Duomo di Concordia, il Duomo di San Felice, cose che conosciamo tutti e a cui forse siamo anche molto affezionati perché ci appartengono, e anche altri beni minori, se vogliamo, ma che fanno parte della nostra cultura, della nostra vita. Quindi ecco, il mio saluto oggi vuole essere questo, un ricordo di quello che è stato, ma un compiacimento anche per quello che sarà attraverso il futuro, attraverso chi farà l'ingegnere o si avvia a farlo, anche in un momento tipo questo in cui premiamo qualcuno perché si avvia proprio a lavorare su questo tipo di argomenti, su questa strada che è quella dello studio sui fenomeni sismici e sugli effetti sugli edifici. Quindi ecco, rinnovo il saluto e ringrazio tutti. Allora, sono terminati i saluti delle autorità, adesso passiamo al promotore un po' dell'iniziativa, ad Augusto Gambuzzi, che ringraziamo per aver promosso questa iniziativa che, ricordo, è la 3ª edizione. Prego, Augusto. Okay. Buongiorno a tutti. A me il compito un po' di ricordare la figura del collega. Oramai a 3 anni dalla tragica ed improvvisa scomparsa del nostro stimato collega Gianni Vignardi, avvenuta proprio il 29 maggio del 2012, durante la seconda forte scossa di terremoto che ha colpito la Bassa Modenese, quella che ha provocato i danni maggiori e la morte di tante persone, l'Ordine degli Ingegneri di Modena vuole mantenerne vivo il ricordo. L'ingegner Vignardi è nato a Mirandola nel 1950 e ha conseguito il titolo di studio con laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, a Bologna nel 75 e si è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Modena nel 1976 con il numero 743. La sua attività professionale si è principalmente sviluppata nel campo dell'ingegneria strutturale, con particolare riferimento, ironia della sorte, alle strutture sismiche, antisismiche. In occasione di questo incontro mi sono rieletto un po' dei suoi documenti e a distanza di 3 anni spicca sempre più la figura di un professionista molto attento sia alla sicurezza che all'etica, e di questo ne aveva fatto una ragione fondamentale del suo lavoro di ingegnere. Chi come sottoscritto l'ha conosciuto personalmente o ha collaborato con lui, sia per motivi professionali che legati all'attività dell'ordine, non può dimenticare che Gianni ha sempre vissuto l'operato con passione e generosità, come è già stato ricordato qui anche da altri, tanto in cantiere che nella vita associativa dell'ordine, e questo per noi era molto importante, diventando un punto di riferimento all'interno della nostra commissione strutture. Inoltre era anche membro molto rispettato della Commissione Strutture della Federazione degli Ingegneri dell'Emilia-Romagna. Per questo motivo anche la Federazione degli Ingegneri dell'Emilia-Romagna partecipa al suo ricordo istituendo un premio di laurea a suo nome. Non mi stanco mai di ricordare che l'ingegner Vignardi ha sempre avuto una grande attenzione per le nuove generazioni, impegnandosi per la crescita dei giovani ingegneri non solo per quanto riguarda le competenze professionali, ma anche rimarcando l'importanza di mettere al centro del proprio operato le esigenze della comunità in cui si vive e si opera. Ne sono tangibile testimonianza, oltre alle numerose realizzazioni, i suoi punti fondamentali da rispettare, riguardandomi un po' il materiale che Gianni aveva inviato un po' per
partecipare alle commissioni dell'ordine, ai nostri lavori, per avere spunti di riflessione. Appunto, mi sono capitati sotto mano questi suoi punti fondamentali di rispettare, era un po' il suo modo di essere. E era una sorta di vademecum illustrato, basati soprattutto su molte immagini, perché chiaramente il nostro compito è quello di ingegneri, progettisti e soprattutto di direttore dei lavori, è quello di fare eseguire le cose. Quindi noi dobbiamo guardare alle cose essenziali, dobbiamo lanciare dei messaggi capaci di centrare in brevissimo tempo l'argomento. E quindi cosa c'è di meglio delle immagini per dire se una cosa è fatta bene, se una cosa è fatta male, e mettere in relazione appunto quello che si deve fare e quello che non si deve fare. E come lui diceva, questa sorta di vademecum illustrati erano dedicati ad una corretta esecuzione, lui in verità diceva accettabile esecuzione, di strutture in cemento armato e in muratura. Questi, io dico, utilissimi libretti erano e sono rivolti a capi cantiere e ai giovani progettisti, ai giovani anche meno giovani, per aiutare tutti a raggiungere un livello di qualità minima indispensabile. Questo era un suo obiettivo, perché per questo lui destinava tempo. Pochi di noi sono così propensi alla divulgazione del sapere e al raggiungimento da parte di tutti di un livello minimo di attenzione e di esecuzione. Poi il terremoto ci ha anche dato ragione su questo, perché pur non avendo nel momento in cui sono state realizzate molte costruzioni una normativa antisismica, la corretta esecuzione degli edifici con il normale buonsenso ha permesso a molti di resistere alla scossa sismica, con lesioni chiaramente, e questo ha limitato molto il numero delle vittime. Appunto, come dicevo, questi utilissimi libretti servono per aiutare tutti a raggiungere un livello di qualità minimo indispensabile, per evitare gli errori più frequenti, per fare chiarezza nella stesura dei contratti e per evidenziare anche negli elenchi prezzi, nei capitolati e negli esecutivi il livello indispensabile di qualità esecutiva richiesta. Questa è una cosa molto importante, su questo lui si dibatteva. Lui personalmente, come detto, li elaborava, li stampava e quindi poi li distribuiva. E ogni anno, per quelli che erano più in contatto con lui, a dicembre regalava ai suoi collaboratori, alle imprese con cui lavorava, ai suoi committenti, un simpatico calendario a tema, illustrato con le foto di buone pratiche di cantiere oppure delle ultime novità nel campo dei materiali o di ritrovati tecnici innovativi. Non vi nascondo un po' l'emozione nel rivedere queste cose e nel vedere anche a distanza di 3 anni come lui avesse centrato molto bene il tema. Adesso l'assessore prima diceva che si darà via alla rielaborazione del piano, io lo chiamo ancora piano regolatore, eccetera, eccetera, con la semplificazione delle norme. Ma sia io che Gianni eravamo più per una eliminazione delle norme superflue, ecco, se non una semplificazione, quindi esatto. Allora, per tutte queste ragioni, l'Ordine degli Ingegneri di Modena vuole tenere viva la memoria di questo nostro compianto collega, istituendo un premio di laurea a suo nome, che vuole essere un riconoscimento ed uno stimolo per gli ingegneri del futuro, affinché l'impegno profuso nelle aule universitarie si traduca in passione per il proprio lavoro ed attenzione per il territorio. Il modo migliore per onorare la lezione di Gianni Vignardi è quello di affrontare l'attività professionale dell'ingegnere con competenze e responsabilità, ma anche con attenzione prioritaria all'etica e alla propria comunità. Grazie. Ancora grazie Augusto. Adesso sarebbe la volta dell'ingegner Monaco come rappresentante della Federazione Regionale degli Ingegneri, che però non vedo ancora in aula. Forse perché è impegnato a Bologna. Adesso c'è l'ingegner Rossi. Magari chiamo per un saluto l'ingegner Rossi,
che rappresenta anche l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio, e ringraziamo per essere con noi. Okay. Buongiorno a tutti, vi saluto sia da parte dell'Ordine di Reggio Emilia sia da parte soprattutto della Federazione degli Ordini, che in questo caso rappresento sostituendo il coordinatore che è l'ingegner Felice Monaco. Diciamo, le ragioni del premio le ha già descritte l'ingegner Gambuzzi, quindi non mi soffermo su questo. Non volevo sostanzialmente dire nulla, però tutto sommato le cose che sono state dette finora mi hanno stimolato comunque a fare una piccola osservazione che vi porto e che in qualche modo forse ho già fatto parzialmente l'anno scorso e non vorrei fosse vista solo in termini negativi ma positivi. Però è un problema che c'è. Abbiamo sentito finora parlare dell'ingegner Bignardi, che io non ho conosciuto personalmente, e delle sue qualità che in qualche modo noi cercheremmo di vedere, e probabilmente sono convinto che ci sono in tantissimi ingegneri. L'ingegner Bignardi probabilmente le portava in modo abbastanza diciamo evidente, però sono quello che dovrebbe essere il lavoro degli ingegneri, e quindi in questo caso mi riferisco anche al futuro dei giovani ingegneri che poi sentiremo e che in qualche modo crescono all'interno dell'università. Siccome però abbiamo presenza di istituzioni e il rapporto degli ingegneri con le istituzioni è molto importante, vorrei sottolineare un fatto, diciamo in qualche modo è un auspicio e un invito alle istituzioni. Purtroppo da un lato si vede l'ingegnere come colui che deve essere disponibile, come colui che deve essere competente, quindi che deve avere una certa serie di qualità. Purtroppo spesso e volentieri però il rapporto con le istituzioni si traduce spesso in un rapporto che parte da un presupposto fondamentalmente sbagliato, e cioè noi siamo coscienti come ordini che ci sono ingegneri bravi e ci sono anche quelli meno bravi, non possiamo dire di no, e ovviamente cercheremo di essere i più bravi possibile, ma quelli meno bravi ci sono. Però purtroppo non è possibile istituire i rapporti tra amministrazioni pubbliche con i quali dobbiamo lavorare e i professionisti partendo dal presupposto che siano quelli meno bravi, cioè che siamo tutti quelli meno bravi, perché questo rovina fondamentalmente il rapporto, blocca il processo che inevitabilmente deve passare attraverso un rapporto e fa sì che anche coloro che potrebbero lavorare bene e le amministrazioni che potrebbero lavorare bene lavorano male, perché il punto di partenza è quello sbagliato. È chiaro che dobbiamo perseguire chi lavora male, ma non possiamo partire dal presupposto che tutti per definizione lavorino male, cioè non dobbiamo necessariamente essere noi a convincervi che siamo bravi, ma partiamo dal presupposto opposto e vedrete che le cose funzionano meglio. Grazie a tutti. Bene, allora a questo punto abbiamo terminato i saluti e volevo dare due notizie. La prima riguarda il fatto che a seguito anche poi delle scosse, molti ricercatori qui a Modena, diciamo, hanno maturato delle competenze, hanno sviluppato ricerche e studi sui terremoti, sul rischio. Si è già parlato tanto di futuro in termini di prevenzione e di protezione, e l'Università di Modena ha formalizzato tutte queste conoscenze, queste capacità acquisite sul territorio in un centro di ricerca che si chiama CRICT, è un centro interdipartimentale per le costruzioni e per il territorio, di cui fanno parte 77 docenti e con numerose strutture, con numerose attrezzature, apparecchiature e via di seguito, insomma si è unito, diciamo, le forze dei vari dipartimenti in modo tale da continuare a studiare, a fare effettivamente prevenzione e protezione del territorio, perché quello che è accaduto, diciamo, ci ha preso un po' di sprovvista, un territorio che non era sismico fino all'ottobre 2005, quindi molte delle nostre costruzioni hanno quello che noi chiamiamo le vulnerabilità e quindi vanno evidenziate, vanno messe
vanno corrette e va ancora studiato, anche perché, come spesso ritengo, diciamo, i problemi che abbiamo qui a Modena non sono quelli delle altre città o degli altri territori, quindi va sviluppato in loco, diciamo, una conoscenza e vanno affrontati i problemi direttamente sul posto. Bene, questa era la prima notizia. La seconda è che questa terza edizione è inserita nel programma del 25ennale della nostra ex facoltà di ingegneria, ora dipartimento, e quindi, diciamo, è in questo contesto che inseriamo questa terza edizione. Poi ringraziamo ulteriormente gli ordini che hanno sostenuto questi due premi di laurea, e in particolare, diciamo, mi è caro ringraziare Augusto Gambuzzi, che, con il quale collaboriamo da tempo e abbiamo molte iniziative. Direi che è una sinergia molto forte che sta dando diversi frutti tra università e ordine degli ingegneri. Bene, allora passerei alla seconda parte della nostra giornata, in cui c'è la presentazione dei lavori. Devo dire che qui la Commissione, come ogni anno, ha avuto, diciamo, non è un lavoro semplice quello di scegliere i migliori lavori. Quest'anno abbiamo laureato 50 ragazzi, laurea magistrale, e molti, quasi la totalità dei ragazzi, hanno fatto lavori sulla sismica, sull'ingegneria strutturale. E riportando anche delle votazioni abbastanza alte, per cui ogni volta facciamo una commissione. Devo dire che i lavori di questa commissione sono sempre più complicati, e anche perché, insomma, scegliere tra tante tesi di valore, ormai hanno raggiunto un livello di, diciamo, un livello alto di approfondimento dello studio, non è facile, non è una cosa facile. Comunque siamo arrivati a una terna in modo unanime. Il primo lavoro che abbiamo premiato è quello dell'ingegner Marco Soragni, che riguarda, adesso fra poco magari farà una piccola presentazione del lavoro, che riguarda uno studio teorico e sperimentale sull'adesione tra calcestruzzo e malte da ripristino strutturale. Per chi è addetto dei lavori sa che, insomma, il mercato è invaso da queste malte, diciamo, che però presentano delle volte degli inconvenienti, magari lo scollamento e via di seguito. Ecco, lui ha fatto una estesa campagna sperimentale testando le diverse malte, quelle, diciamo, ad uso commerciale, e ha poi ricavato un modello teorico che è in grado di descrivere lo scollamento sotto carico. Poi, come secondo premio, abbiamo individuato la tesi redatta dall'ingegner Marianna Forghieri, che invece ha guardato il comportamento a diaframma delle coperture negli edifici prefabbricati. Anche qui bisogna dare un certo grado di rigidezza nel proprio piano alle coperture, bisogna discutere, diciamo, cosa accade cambiando questo parametro sul comportamento dinamico del fabbricato. E poi, oltre questi due vincitori, facciamo sempre una menzione ogni anno di un lavoro particolare, con il quale poi realizziamo anche un volumetto che viene poi distribuito dall'ordine. E quest'anno questo terzo riconoscimento è andato all'ingegnere Alessio Catellani, che ha fatto un'analisi non lineare per il recupero di edifici in muratura, ma un po' particolari, quelli ad uso rurale, cioè una categoria che ovviamente non è stata pensata in termini antisismici, e durante la crisi sismica ha subito una classe di strutture che ha subito dei danni evidenti. Bene, allora chiamerei Soragni, se magari in 10 minuti ci illustra, 10-12 via, ci illustra il suo lavoro di tesi, che, ripeto, riguarda il problema dell'adesione tra malte e calcestruzzi esistenti. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, la mia tesi si è occupata di uno studio teorico e sperimentale sull'adesione tra calcestruzzo e malte da ripristino. Allora, come introduzione, le strutture in calcestruzzo e cemento armato sono fortemente degradabili. Le cause possono essere diverse: agenti aggressivi, difetti nella qualità e negligenze.
Materiali di ripristino che sono applicati alla struttura danneggiata formano un sistema costituito da un substrato, un'interfaccia e uno strato di iperazione che è chiamato overlay. L'obiettivo è quello di ripristinare il comportamento monolitico iniziale, il prerequisito è sempre quello di avere una buona resistenza di adesione. Per quanto riguarda il legame completo vuol dire perfetta adesione, mentre nel caso di delaminazione l'overlay può essere visto come una piastra semplicemente appoggiata sul substrato. Traduciamo il concetto di resistenza di adesione, che è una resistenza a trazione perpendicolare al piano di interfaccia e a taglio lungo l'interfaccia. Quindi se vogliamo minimizzare il rischio di delaminazione, minimizziamo la tensione di trazione perpendicolare all'interfaccia e sviluppiamo una buona adesione tra gli strati. Abbiamo diversi fattori che influenzano l'adesione tra gli strati, ve ne sono moltissimi, tra i quali la preparazione della superficie, più importante è la rugosità della superficie ed è importantissima anche la compatibilità del materiale di ripristino con il supporto, di cui la dimensionale è sicuramente la più importante, quindi ritiro differenziale, creep, differenza tra i moduli di elasticità. Abbiamo anche diverse tecniche per valutare la resistenza di adesione, che dipende sempre dal test utilizzato. Alcuni forniscono la resistenza di adesione a trazione e altri a taglio, quindi bisogna sempre confrontare i diversi test. I più utilizzati sono il pull-off e lo slant shear test. Per quanto riguarda i meccanismi di delaminazione, abbiamo delaminazione per effetti flessionali e delaminazione dovuta a una deformazione differenziale nella lunghezza tra overlay e il substrato. Però abbiamo sempre che la propagazione della delaminazione nasce da una combinazione di questi due sforzi di trazione e taglio. Quindi possiamo dire che la delaminazione vi è quando la tensione di trazione e taglio è superiore alla resistenza di adesione. Per le prove sperimentali sono stati predisposti 38 travetti, costituiti da una base prefabbricata di calcestruzzo debolmente precompresso con 2F5, sulle quali sono state applicate poi in tempi diversi due strati della stessa malta. Per il confezionamento di travetti sono state utilizzate tre tipologie di malta, di cui due sono prodotti di punta della BASF, e sono stati utilizzati alcuni attivatori di adesione e per le tecniche di trattamento della superficie è stata utilizzata la saggina e la rigatura nella superficie tra primo e secondo strato di malta, mentre la superficie del calcestruzzo non è stata trattata in quanto presentava già una buona rugosità e scabrezza. Quindi, le prove sperimentali realizzate sono state indagini ultrasoniche con propagazione di percorsi superficiali diagonali, una valutazione visiva preliminare dello stato fessurativo dei provini e l'esecuzione di prove di flessione a tre punti non simmetrica con il rilievo del diagramma forza-freccia sotto il punto di carico e un esame visivo dello stato fessurativo durante le prove. È stata fatta una fase preliminare di simulazione del comportamento del travetto col software sviluppato dall'ingegnere Marco Arduini e dall'ingegnere Antonio Nanni. Questo considera la non linearità del materiale, si basa sulla perfetta aderenza, fornisce il diagramma momento curvatura risolvendo delle equazioni di equilibrio. Da questa simulazione si può notare che i travetti che raggiungono una tensione superiore a 9,09 MPa sono vicini all'ipotesi di perfetta aderenza e che la delaminazione è tanto più estesa quanto la tensione di plateau risulta lontana dal valore di 5,74 MPa. Prove di flessione, quindi una prima fase di calibrazione della prova per valutare la velocità di prova, i diagrammi forza-spostamento ottenuti sono stati convertiti in tensione-spostamento ed è stato linearizzato il tratto iniziale della curva per eliminare la deformazione dei ringrossi in resina realizzati nei punti in cui poggiano i coltelli. Sono state fatte diverse analisi dei risultati ottenuti sulla discontinuità del fondello di laterizio di base, sul ruolo dell'attivatore di adesione, sulla presenza del componente B, sulla bagnatura superficiale del primo strato di malta e sul tempo di maturazione tra primo e secondo strato di malta, sul trattamento superficiale e sui travetti con le più alte prestazioni ottenute, che sono quei travetti in cui la tensione massima è pari o superiore al valore simulato nel caso di sezione completamente reggente che abbiamo visto prima, pari a 9,09 MPa. Queste hanno il comportamento più vicino all'ipotesi di perfetta aderenza, infatti in questi la prima fessurazione avviene senza la delaminazione. E poi analisi sulle tipologie di fessurazione di travetti con le medesime caratteristiche, le differenze che si sono riscontrate sulle tipologie di fessurazione, sul valore di tensione massima e sulla forma sono tutte correlabili alla diversa aderenza che si è creata tra gli strati. Analisi globali delle prove, queste sono le nuvole dei risultati per travetti con le tre tipologie di malta. Notiamo una forte variabilità in termini di resistenza massima raggiunta, che in termini di rigidezza del tratto elastico lineare, che in termini di freccia sotto il punto di carico. Questa grande variabilità di risultati è dovuta alle differenze che si sono messe in atto nei vari campioni, quindi diverso trattamento superficiale, la bagnatura preliminare, la stagionatura del primo strato prima dell'applicazione del secondo, l'uso di un attivatore di adesione e l'assenza del componente B. Quindi confrontando le tre nuvole di risultati notiamo come in questo studio per i travetti con Emaco R955 polimero di modificato, che è il fuso nero, sia il fuso più stretto. Questo significa minore variabilità di risultati e sicurezza sulle prestazioni del ripristino e gli errori che si possono compiere durante l'applicazione dell'overlay non influenzano significativamente le prestazioni. Quindi in questo studio la malta Emaco R955 è risultata la più performante. Infine è stata fatta una simulazione costitutiva del comportamento dei travetti, cioè si è andata a ricreare per punti la curva sperimentale lanciando in un modello FEM
diverse analisi elastiche lineari simulando la fessurazione sulla base dei risultati ottenuti sperimentalmente. Quindi in maniera iterativa si sono andati a variare i moduli di elasticità degli elementi di calcestruzzo e di malta e si è simulata la fessurazione andando ad annullare le caratteristiche meccaniche degli elementi shell della mesh in corrispondenza di quali si è manifestata la fessurazione. Il modello FEA è un modello bidimensionale costituito da elementi shell per il calcestruzzo e la malta e gli elementi beam per la barra d'acciaio. Procedimento per il travetto numero 15 realizzato con EMACO R955, calcoliamo la posizione dell'asse neutro nell'ipotesi semplificativa di sezione soggetta a flessione semplice, conservazione delle sezioni piane, perfetta aderenza tra gli strati. In questo caso il calcestruzzo è debolmente precompresso, poiché le barre non sono ad aderenza migliorate e non servono informazioni in merito alla precompressione, nel calcolo dell'asse neutro non è stato considerato. Quindi in fase 1, simulazione del tratto lineare elastico, applichiamo al modello FEM una forza corrispondente al carico massimo raggiunto nella fase elastica, consideriamo inizialmente il calcestruzzo completamente reggente per rispettare comunque la condizione di precompressione, mentre per gli elementi shell di malta sotto l'asse neutro, quindi quelli blu, e si è andato a ridurre iterativamente il modulo di Young della malta finché il tratto simulato non coincideva appunto con quello sperimentale. Difatti la malta sotto l'asse neutro è solo parzialmente reggente. Fase 2 si è simulato il punto finale di caduta del carico a seguito della prima fessurazione, negli elementi shell nei quali si è manifestata la fessurazione si è annullato il modulo di Young, quindi sarebbero gli elementi grigi, a seguito della fessurazione del calcestruzzo inoltre però si perde la condizione di completa reggenza, per questo si è andato a ridurre iterativamente il modulo di Young del calcestruzzo per tutti gli elementi del calcestruzzo, quindi come se fosse una fessurazione diffusa. Fase 3, si è simulato il punto finale del tratto post fessura di risalita, la fessurazione in questo caso è completa ma non ha ancora raggiunto il punto di carico, quindi si sostituiscono gli altri elementi shell in corrispondenza di quali sperimentalmente si è manifestata la fessurazione e notiamo che l'elemento shell sotto il punto di carico non è ancora fessurato. Fase 4, l'ultima, è una simulazione del punto finale del tratto post fessura, andiamo a ridurre iterativamente il modulo di Young dell'elemento shell sotto il punto di carico finché non si ottiene il punto voluto e inviluppando poi tutti i risultati delle varie fasi ricostruiamo la curva sperimentale. Questo modello può essere realizzato, utilizzato per qualunque travetto in questo studio, a patto però di adottarlo alla tipologia e alla propagazione della fessura ottenuta sperimentalmente. La difficoltà è proprio quella di correlare le fasi della propagazione della fessura ai tratti della curva sperimentale. Notiamo ad esempio il procedimento del travetto numero 3 con EMACO formula TIXO. Quindi in conclusione l'adesione tra calcestruzzo e malte da ripristino, nonché tra malte e malta, è sempre di difficile ottenimento e dipende da una molteplicità di fattori. Sono stati studiati anche dei modelli di delaminazione che sono proposti in letteratura, hanno tutti approcci diversi ma valutano la delaminazione nel caso in cui sempre la resistenza adesione è minore degli sforzi di tensione all'interfaccia. Il comportamento che abbiamo ottenuto nei travetti è risultato molto variabile a causa di una molteplicità di modalità di fessurazioni riscontrate. In questo studio le differenze sono tutte da ricondurre alla diversa adesione che si è creata nell'interfaccia tra calcestruzzo e primo strato di malta e tra primo e secondo strato di malta. Questa grande variabilità dei risultati è dovuta alle differenze che si sono messe in atto nei vari campioni, come abbiamo visto prima, e nella simulazione si è visto come si riesca a simulare bene il tratto post-picco ricostruendo nel modello FEM la fessurazione, però questo metodo è semplificato, non cattura il comportamento all'interfaccia, faccia tra gli strati, però un'eventuale cattiva aderenza e scarsa resistenza del travetto è da attribuire appunto ad una maggiore riduzione del modulo di elasticità del materiale. Grazie per l'attenzione. Grazie. Adesso vediamo la Folghieri. Secondo premio di laurea, prego. Buongiorno a tutti. Lo studio del comportamento a diaframma dei sistemi di copertura nelle strutture prefabbricate è diventato un argomento di attualità soprattutto a seguito delle connessioni che sono state imposte dalla legge nella fase di adeguamento post-sisma. Infatti gli eventi sismici del maggio 2012, come ben noto, hanno mostrato diverse criticità per quanto riguarda il comportamento delle strutture prefabbricate, tanto che diversi lavori nel seguito hanno approfondito quale può essere il comportamento di queste strutture. In questo particolare lavoro si è concentrata l'attenzione sul comportamento a diaframma della copertura, in quanto generalmente le coperture prefabbricate vengono realizzate con dei tegoli che sono semplicemente appoggiati sulle travi principali. E in questo caso si può ritenere valida l'ipotesi semplificativa di diaframma di copertura infinitamente deformabile. Ma poiché a seguito dell'adeguamento post-sisma vengono realizzate delle connessioni tra le travi e i tegoli, è interessante andare a verificare l'influenza delle connessioni sul comportamento a diaframma, ovvero se le connessioni inserite tra i tegoli e la copertura
provocano un certo irrigidimento del diaframma di copertura. Per fare ciò, quindi, si studia la risposta globale di un intero edificio prefabbricato e si va a analizzare nel dettaglio il comportamento delle connessioni. L'edificio prefabbricato cui si farà riferimento è un classico edificio prefabbricato monopiano ad uso agricolo o industriale, la cui copertura vede appunto la presenza di tegoli pigreco prefabbricati. Di questo edificio prefabbricato se ne realizza un classico e semplice elemento modello agli elementi finiti, nel quale travi e pilastri vengono modellati tramite elementi BIM, mentre i tamponamenti vengono inseriti attraverso un modello a doppio puntone equivalente già studiato in un lavoro precedente. I tegoli invece vengono inseriti in assenza delle nervature sottostanti e modellati attraverso degli elementi plate bidimensionali. Per quanto riguarda le connessioni, si posiziona il classico incastro alla base dei pilastri, si modella il classico giunto a cerniera tra le travi e i pilastri, mentre si pone maggiore attenzione nella modellazione del vincolo esistente tra le travi e i tegoli. In questo lavoro si è deciso di collocare due molle traslazionali ai vertici di ciascun elemento plate che rappresenta i tegoli, molle traslazionali che vengono collegate agli elementi beam delle travi. Queste molle quindi vanno a rappresentare qual è il grado di vincolo offerto dalle connessioni posizionate tra i tegoli e le travi. Queste molle avranno una rigidezza K che può assumere valori che vanno da valori pressoché nulli, cioè vincolo a cerniera, ovvero tegoli semplicemente appoggiati sulle travi principali, fino ad raggiungere valori elevati, ovvero tegoli perfettamente incastrati alle travi principali. Data la variabilità di questa rigidezza K delle connessioni, è interessante andare a studiare come varia la risposta globale dell'edificio prefabbricato al variare di questa rigidezza. Dall'analisi statica parametrica, in cui è stata imposta un'accelerazione orizzontale, si può andare a monitorare come varia il taglio alla base. In questo caso si riportano i grafici di dei tagli alla base di due pilastri che appartengono rispettivamente ad un telaio interno, curva verde, e ad un telaio esterno, la curva fucsia. Come si può osservare, la variabilità dei tagli alla base è notevole quando l'edificio è tamponato, tanto che per un pilastro interno si passa da tagli alla base pari a circa 250 kN, che si abbassano a valori di circa 60 kN quando aumenta la rigidezza delle connessioni. Infatti, quello che si può osservare è che quando le connessioni sono poco rigide, con rigidezza inferiore a 1 alla 4 newton su metro, il diaframma di copertura si comporta come un diaframma deformabile con ripartizione delle sollecitazioni in base alle masse, tanto che i telai interni risultano essere più sollecitati di quelli esterni. Al contrario, per connessioni con rigidezza elevata, superiore a 1 alla 10 newton su metro, la copertura si comporta come un diaframma rigido, con ripartizione delle sollecitazioni in base alle rigidezze. Infatti, i telai interni non tamponati sono meno rigidi e quindi anche meno sollecitati di quelli esterni. Comportamento analogo si può osservare anche da un'analisi modale parametrica, in cui si monitora la frequenza di un modo di vibrare ritenuto significativo per lo studio affrontato. Anche in questo caso, per connessioni poco rigide, si osserva una notevole deformabilità del diaframma di copertura e un irrigidimento del diaframma di copertura all'aumentare della rigidezza delle connessioni. E anche in questo caso la presenza di tamponamenti fa variare significativamente il valore delle frequenze, che per diaframma rigido hanno dei valori che sono circa 3 volte superiori a quelli ottenuti per diaframma deformabile. Quindi entrambe le analisi parametriche mostrano che esiste una forte dipendenza della risposta strutturale dalla presenza dei tamponamenti e dalla rigidezza delle connessioni trave tegolo. Per questo motivo è interessante andare a stimare un probabile valore di rigidezza delle connessioni K, che sia rappresentativo di una particolare tipologia di connessione che può essere realizzata tra le travi e i tegoli, in modo da andare a stimare quale può essere il comportamento globale dell'intero edificio nella cui copertura vengono realizzate queste connessioni. In questo lavoro si è fatto riferimento alle classiche connessioni metalliche con angolari e bulloni collocate tra le nervature dei tegoli e le travi, connessioni metalliche che spesso sono state realizzate in fase di adeguamento post-sisma. Per studiarne il comportamento e stimarne la rigidezza sono stati ideati due modelli del dettaglio delle connessioni
a seconda che i collegamenti vengano realizzati in corrispondenza di un telaio esterno oppure che sia un collegamento intermedio fra due tegoli successivi. Entrambi i modelli sono stati realizzati con un software agli elementi finiti e gli elementi strutturali sono stati modellati separatamente, quindi separatamente sono stati modellati i tegoli, gli angolari, i bulloni, la porzione di trave e sono stati mesciati con elementi solidi tetraedrici. Successivamente questi elementi sono stati tra di loro assemblati e sono state definite delle interazioni, come ad esempio l'interazione di contatto, in modo che le superfici degli elementi strutturali possano tra di loro scorrere, allontanarsi ma non compenetrare. Mentre la continuità strutturale è stata ripristinata a livello dei bulloni attraverso dei constraint tipo tie. A seguito dell'analisi statica non lineare dei modelli è possibile ottenere le deformazioni e noti gli spostamenti attraverso una semplice equivalenza tra i modelli tridimensionali FEM e il modello semplice con mole traslazionali si può stimare il valore di rigidezza K. Valore di rigidezza K che è da assegnare alle molle traslazionali presenti nel modello globale di edificio prefabbricato e rigidezza K che si ritiene essere rappresentativa del grado di vincolo offerto dalle connessioni metalliche poste tra i tegoli e le travi. Questo valore di rigidezza si può stimare nell'ordine di 1,8 N su metro. E se con questo valore si rientra nei grafici ottenuti dalle analisi parametriche, si osserva che la distribuzione dei tagli alla base risulta essere intermedia tra il comportamento a diaframma deformabile e a diaframma rigido e in particolare la distribuzione dei tagli alla base risulta essere prossima al comportamento a diaframma rigido, il che significa che ci si allontana significativamente dall'ipotesi di diaframma deformabile che si può ritenere valida nel caso in cui i tegoli siano semplicemente appoggiati e non collegati alle travi principali. Un discorso del tutto analogo si può fare per quanto riguarda i valori delle frequenze modali, quindi anche i valori dei periodi modali saranno dei valori intermedi ai due comportamenti limite del diaframma. Di conseguenza, anche le forze sismiche sollecitanti l'edificio, se vengono stimate a partire da un'analisi modale con spettro di risposta, saranno dei valori intermedi all'ipotesi di copertura con diaframma deformabile oppure di ipotesi di copertura con diaframma rigido. Riassumendo quindi, le analisi parametriche al variare della rigidezza delle connessioni mostrano che esistono due comportamenti limite. Per bassi valori di rigidezza delle connessioni la copertura si comporta come un diaframma deformabile, mentre per elevati valori di rigidezza delle connessioni la copertura si comporta come un diaframma pressoché rigido. Altra cosa importante da sottolineare è che la differenza di risposte in termini di tagli alla base e frequenze e periodi modali è molto influenzata dalla presenza dei tamponamenti. Per quanto riguarda invece il comportamento dell'edificio nella cui copertura vengono realizzate delle connessioni metalliche con angolari e bulloni, di cui è stata stimata la rigidezza K pari a 1,8 N su metro, si osserva un certo irrigidimento non trascurabile del diaframma di copertura, tale da ottenere una distribuzione di tagli alla base dei pilastri e frequenze e periodi modali che risultano essere intermedie ai due casi limite di diaframma con comportamento di diaframma infinitamente rigido oppure diaframma infinitamente deformabile. Grazie per l'attenzione. Terzo intervento, l'ingegner Catellani. Buongiorno a tutti, io mi sono occupato appunto dell'analisi non lineare di edifici in muratura esistenti ed in particolare, come diceva il professore, di edifici molto diffusi nelle nostre zone, ovvero quelli di tipo agricolo, che sono caratterizzati da elementi sempre ricorrenti, come gli alti pilastri in muratura che sostengono gli archi sui quali appoggia la copertura in legno e molto spesso è presente un doppio volume, come in questo caso, mentre la restante porzione di edificio vede
un impalcato di piano, solitamente realizzato con voltine in laterizio e in questo caso anche in parte con un solaio in laterocemento. Possiamo vedere anche in questa porzione i pilastri in muratura e le sviluppate pareti portanti sia in altezza che in lunghezza, che caratterizzano appunto queste tipologie strutturali. Dal punto di vista del danno, questo edificio ha subito il ribaltamento della parete in corrispondenza dell'arco, il distacco fra le due pareti in corrispondenza dello spigolo e anche lesioni localizzate nelle volte in laterizio. Di conseguenza si è proceduto con un intervento di miglioramento e recupero dell'edificio e alla base del progetto vi è l'idea di costituire due piani rigidi che possano permettere a tutti gli elementi strutturali di collaborare e distribuire in modo uniforme le sollecitazioni, evitando quindi di andare a sovraccaricare solo pochi elementi che raggiungerebbero rapidamente la crisi. Di conseguenza, gli interventi proposti sono innanzitutto la ricostruzione della muratura crollata e il ripristino di quella danneggiata mediante applicazione di intonaco armato o procedura del cucci-scucci. Sono state poi consolidate le volte mediante appunto applicazione di betoncino e anche tramite un getto di calcestruzzo alleggerito che vada dunque a consolidare e collegare tutti gli elementi creando appunto un piano rigido, seppure mantenendo il più possibile limitato l'incremento di massa per evitare di andare a aumentare la sollecitazione sismica. Sono poi stati inseriti dei profili metallici nel piano verticale per trattenere le pareti e specialmente i timpani dagli spostamenti fuori piano. Sono stati poi rinforzati i pilastri centrali in muratura mediante dei profili ad L e dei calastrelli sempre metallici e i pilastri sono poi stati collegati fra loro tramite dei controventi nel piano verticale. Infine, il secondo piano rigido è stato ipotizzato a livello dell'imposta della copertura e realizzato mediante profili metallici sia perimetrali che di controvento. Sono stati valutati due modelli agli elementi finiti con due software di calcolo differenti. Il primo, il modello in Midas, che vediamo in figura, è costituito da travi, quindi elementi monodimensionali, plate bidimensionali che costituiscono la muratura e la soletta di calcestruzzo, elementi solidi invece per modellare i pilastri in muratura. Vediamo dunque una vista degli elementi finiti utilizzati, sottolineando che specialmente gli elementi beam sono stati discretizzati in modo che i nodi coincidano con quelli della mesh, garantendo la collaborazione e lo scambio di azioni fra gli elementi in esame. Vediamo nel dettaglio i rinforzi impiegati, quindi la calastrellatura e l'incamiciatura dei pilastri in muratura e il loro controventamento nel piano verticale ed anche l'intervento a livello dell'imposta della copertura al fine di collegare i diversi elementi strutturali. Sottolineo che in questo modello non è stata applicata l'ipotesi di piano rigido proprio per capire se l'intervento proposto effettivamente permettesse di raggiungere l'obiettivo voluto. Un secondo modello è stato realizzato con il software PCE che utilizza un concetto alla base differente, ovvero quello del telaio equivalente. Quindi fasce di piano e maschi murari sono stati modellati esclusivamente con elementi monodimensionali che chiaramente hanno sezione che rispecchia le geometrie reali dell'edificio, ma appunto non si hanno elementi bidimensionali o tridimensionali e di conseguenza non si ha neanche la possibilità di collegare in modo puntuale e diffuso i rinforzi alla struttura esistente. Per questo motivo è stato utilizzato invece l'ipotesi di piano rigido. Entrambi i modelli sono stati analizzati in campo non lineare, quindi tramite analisi pushover, e vediamo quindi i risultati. Chiaramente qui si riporta solo un caso a titolo esemplificativo, ma sono stati analizzati tutte le distribuzioni di accelerazione e tutte le direzioni come prescritto dalla normativa. Vediamo in particolare in verde la curva di capacità reale della struttura, mentre in rosso la bilineare equivalente ottenuta seguendo il procedimento esposto in NTC. Questo per quanto riguarda il software Midas e un risultato analogo per il software PCE, ma quello che più vale la pena valutare è il confronto fra i risultati, confronto che è stato effettuato sulle bilineari in quanto di più semplice ed immediata lettura. Come possiamo vedere, dalla curva rossa ottenuta per Midas e quella blu ottenuta per PCE, i risultati sono decisamente confrontabili e analoghi. E le differenze che ci sono, seppur ridotte, sono sicuramente imputabili alle differenze di modellazione, quindi
metodo del telaio equivalente piuttosto che mesh diffusa di plate con beam collegati, e anche all'applicazione o meno del piano rigido di collegamento a livello dell'impalcato e dell'imposta della copertura. Ma vediamo se l'intervento ipotizzato effettivamente permette di raggiungere un miglioramento sismico dell'edificio e renderlo in grado di sostenere azioni sismiche almeno pari a quelle al 60% di quelle previste da normativa per edifici di nuova costruzione, permettendo anche quindi di ottenere i fondi stanziati dalla Regione per gli interventi di recupero e miglioramento degli edifici che hanno subito danni nel 2012. Si effettua quindi una verifica in termini di spostamento, e in rosso in particolare abbiamo lo spettro ADRS, quindi su un diagramma accelerazione spostamento in forma elastica, in blu quello ridotto ed in nero la curva bilineare della struttura. Come possiamo vedere, la curva nera e la curva blu si intersecano, il che fornisce una verifica positiva. La nostra struttura effettivamente è in grado di sopportare l'azione sismica di progetto. Quindi possiamo sostenere che a seguito dell'intervento di specialmente l'applicazione dei piani rigidi, il comportamento della struttura a livello globale nei confronti di azioni orizzontali risulta migliorato e quindi soddisfacendo l'ipotesi di partenza. Ma come diceva anche il professore in precedenza, questa è una tipologia molto diffusa nella nostra regione, quindi abbiamo avuto la possibilità di applicare questo intervento ad altri edifici per capire se effettivamente fosse replicabile e valido, diciamo, su scala globale, seppur con qualche adattamento al caso specifico. E ad esempio in questo edificio, in cui di nuovo vediamo gli archi in muratura e le pareti molto sviluppate in altezza ed in lunghezza, di nuovo i solai voltati in laterizio ed i pilastri molto sviluppati in altezza, riproponendo lo stesso tipologia di intervento, abbiamo ottenuto il risultato di migliorare effettivamente la struttura. Un ultimo esempio che possiamo riportare è quello dell'edificio seguente, dove si vede la maestosità di questi timpani, ma quello che più colpisce è la totale assenza di qualsiasi ritegno o rinforzo della struttura dal punto di vista orizzontale per quanto riguarda specialmente le azioni fuori piano delle pareti. In particolare in questo edificio il solaio occupa solamente circa un quarto della pianta della struttura, quindi si è adattato l'intervento ipotizzato inizialmente, quindi si è effettuato un getto di un calcestruzzo alleggerito sull'impalcato per rinforzarlo e renderlo rigido, ma si è poi collegato anche mediante dei profili metallici sia alla quota del primo impalcato che chiaramente al livello dell'imposta della copertura. Effettivamente anche in questo caso si è raggiunto il miglioramento sismico dell'edificio, permettendoci quindi di concludere che questa ipotesi di intervento è effettivamente valida a raggiungere l'obiettivo prefissato e replicabile per questa diffusa tipologia di edifici presente nelle nostre zone. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, al termine delle tre presentazioni, che c'è da dire? Insomma, c'è solo da complimentarsi con la qualità scientifica dei lavori che sono stati premiati. Questo è motivo di grande soddisfazione per noi e per la nostra università. Adesso procederei alla consegna dei premi, quindi chiamerei i tre premiati, Soragni, Forghieri e Catellani, di presentarsi qui davanti come il giorno delle lauree. Che poi inviterei un attimo che mancano delle firme, e quindi consegneranno, diciamo, le pergamene l'ingegnere Augusto Gambuzzi per l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, poi Rossi per la Federazione degli Ingegneri, e poi mi manca un terzo, chiamerei la dottoressa Serri se si presta per la consegna del premio a Catellani. Ok. Allora, c'è anche la stampa, qualche fotografia magari. Allora, ecco, presenta il primo premio, anzi ricordiamo anche l'importo di 1.500 euro a favore di Marco Soragni, l'ingegner Gambuzzi, come rappresentante del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena. Congratulazioni, ovviamente.
presenta poi il secondo premio all'ingegner Forghieri, l'ingegner Rossi, come rappresentante della Federazione degli Ingegneri della Regione Emilia-Romagna. Grazie. Bene, terzo premio, la dottoressa Serri, in rappresentanza del governatore Bonaccini, che premia il terzo Catellani, dal quale poi sarà estratto, così come nelle precedenti edizioni, un volumetto che poi verrà distribuito. Ecco, io come ultima osservazione vorrei così far osservare che questi lavori ormai vanno, come dire, un po' al di là della ricostruzione stessa. Tutti e tre stanno già valutando l'efficacia, l'efficienza degli interventi che sono stati fatti, e questa è un'analisi molto importante, sempre nell'ottica di costruire il nostro futuro sulla base della prevenzione e della protezione, compito che aspetta a noi ingegneri strutturisti. Bene, quindi direi di concludere questa bella giornata in memoria di Gianni Bignardi, come è stato detto più volte, forse questo è il migliore dei modi per poterlo ricordare. Ogni volta che arriva questa data sembra quasi un giorno, no, in attesa di un giorno di festa, una bella cerimonia. Quindi direi di chiudere con un applauso ai nostri ragazzi, che ben ci fanno sperare per il nostro futuro. La prima pergamena all'Ordine degli Ingegneri di Modena. Lo meritano. E poi alla Federazione Regionale, un attestato per aver sponsorizzato questa cerimonia. Ne abbiamo anche altre qui, abbiamo chiuso troppo in fretta. Allora, ai nostri ragazzi diamo anche un ricordino per il 25enne della nostra facoltà. No? Poi mi dicono che le istituzioni a vario titolo li hanno già avuti e rimarrebbero gli ordini, quindi anche a quelli non più ragazzi. Ok, sì. Adesso è proprio concluso, non abbiamo più premi, niente da distribuire.